Sono il dottor Vito Di Piazza, primario del reparto di medicina interna all'ospedale di Tolmezzo e direttore del dipartimento medico dell'azienda sanitaria numero 3 Alto Friuli. Il diabete viene valutato in tipo 2 e tipo 1. Il tipo 2 assume dei farmaci per bocca, oltre alla dieta, perché la terapia si basa dieta, movimento, attività fisica. Nel diabetico ci vuole almeno mezz'ora di attività fisica al giorno, se uno poi cammina di più è meglio, cioè attività fisica intendo non solo muoversi nella propria abitazione, ma camminare, deambulare, perché questo serve a migliorare la glicemia e far sì che anche i farmaci funzionino meglio, in particolare l'insulina. Quindi attività fisica, farmaci e dieta. Tra i farmaci, oltre a quelle terapie orali, c'è la terapia insulinica e qui bisogna fare, come dicevo prima, un'adeguata istruzione alimentare al paziente, perché altrimenti possono insorgere le ipoglicemie in corso di terapia insulinica, cioè dalla troppa glicemia va giù troppo e quindi il malato deve sapere accuratamente intervenire attraverso l'assunzione di zuccheri appena avverte i primi sintomi dell'ipoglicemia e quindi va educato quali sono i sintomi e cos'è l'ipoglicemia. Allora, il diabete di tipo 2, quello che prende le pastiglie, fa la dieta, si spera che faccia il movimento, almeno vengono dati questi input di fare anche attività fisica, viene valutato nell'ambulatorio diabetologico una volta all'anno mediamente, salvo particolari situazioni che il medico di famiglia le segnala all'ambulatorio. Mentre il diabete di tipo 1, cioè quello che fa l'insulina, viene visitato ogni 6 mesi, perché chiaramente è un diabete un po' più complesso che richiede una valutazione specialistica. Il diabetico viene seguito oltre che con la visita anche con gli esami del sangue, in particolare alcuni, i grassi, come dicevo prima, perché se hanno i grassi alti bisogna dare dei farmaci per abbassare il colesterolo in particolare. C'è un esame che si chiama emoglobina glicosilata, che è importante perché è un esame che ci dice qual è la vera, diciamo, la vera cura. Se il diabete è curato bene, questa emoglobina glicosilata è inferiore a 7, se invece è superiore, vuol dire a 7 che nei 2 mesi precedenti il diabete non era ben controllato. L'emoglobina glicosilata è una media delle glicemie dei 2 mesi precedenti, per cui quando il paziente viene a visita e noi valutiamo questo esame, abbiamo subito l'indicazione di come è stata la situazione del diabete nei 2 mesi precedenti. Quindi è importante avere questo cutoff di esame che deve essere non superiore a 7, possibilmente non superiore a 6 e 5. Valutiamo poi l'esame urina, un esame che si chiama microalbuminuria, che vuol dire in pratica l'albumina che passa nelle urine. Se la microalbuminuria è più alta del valore normale, significa che sta instaurandosi una alterazione del rene nel diabete. La nefropatia diabetica a cui accennavo prima, ci sono vari gradi fino al grado di insufficienza renale. Questo è importante perché sapere che c'è questa iniziale alterazione del rene ci dà l'indicazione è usare alcuni farmaci che si chiamano ACE inibitori in modo da rallentare, questo è importante, la evoluzione verso stati di insufficienza renale più alti, più avanzati. Nel nostro ambulatorio facciamo i certificati per le patenti, facciamo valutare il paziente una volta all'anno dall'oculista per vedere che non ci sia la retinopatia diabetica, l'iniziale alterazione dell'occhio, perché chiaramente anche qui ci sono vari gradi di retinopatia. Poi ci possono essere delle situazioni in cui il malato necessita di esami supplementari che vengono fatti in clinica oculistica, la fluorangiografia, che è un esame per fare la fotografia di tutti i vasi della retina, e poi da lì eventualmente, se c'è una necessità, si valuta appunto se c'è l'indicazione a fare la laser terapia per l'occhio. E valutiamo anche sempre presso il servizio diabetologico i diabeti gestazionali, cioè i diabeti in gravidanza. E siccome c'è la ginecologia, il reparto ostetricia dell'ospedale, diabeti in gravidanza ce ne sono e hanno la necessità di essere queste pazienti, queste persone che aspettano figli in gravidanza, di essere visitate con molta più frequenza rispetto a un diabete normale. Per cui il diabetologo si fa carico di
visitarle, di dare degli appuntamenti più frequenti e quindi delle visite molto più coordinate nel tempo rispetto ai diabeti normali.